principali regni romano-germanici formatisi in Europa tra il V e il VI secolo sono: in Gallia il regno dei Burgundi e il regno dei Franchi. I Burgundi si stanziano nella Francia sudorientale nel 443, costituiscono un regno che dura fino alla conquista dei Franchi nel 534. I Franchi, stanziati in origine lungo il basso corso del Reno tra il 486 e il 496, con il re Clodoveo, di stirpe merovingia, si espandono occupando l'intera area dell'attuale Francia e un buon tratto della Germania, appoggiati dalla Chiesa Cattolica. Nella penisola iberica e in Gallia meridionale c'è il regno dei Visigoti. Inizialmente i Visigoti si stabiliscono nella Gallia meridionale su decisione del governo romano, poi si espandono e conquistano la penisola iberica. Il regno dei Visigoti nella Gallia meridionale raggiunge l'apogeo con Eurico. Nel 507 i Franchi di Clodoveo sconfiggono il re Alarico II e conquistano la regione. Maggiore importanza e durata è il regno dei Visigoti in Spagna. Comprende quasi tutta la penisola iberica e ha come capitale Toledo. Nel 586 il re Recaredo si converte al cattolicesimo e diventa religione di Stato. Il regno dei Visigoti in Spagna è conquistato dagli Arabi nel 711. Regno degli Ostrogoti. Gli Ostrogoti arrivano nella penisola italica guidati dal re Teodorico, in nome dell'imperatore d'Oriente Zenone, preoccupato delle mire espansive del re Goto Odoacre. Teodorico è per l'Italia solo un funzionario amministrativo, ma per gli Ostrogoti è un re. In nome di una politica di pacifica convivenza tra barbari e romani, assegna ai primi responsabilità militare, ai secondi l'amministrazione dello Stato. Teodorico muore nel 526. Il regno è sconvolto da disordini che culminano nell'uccisione della regina Amalasunta, figlia di Teodorico. Africa settentrionale, il regno dei Vandali. I Vandali sbarcano in Africa settentrionale nel 429, in 10 anni conquistano l'intera provincia, instaurando un vero e proprio dominio. Confiscano molte proprietà romane e, poiché erano di fede ariana, perseguitano i cattolici. La loro cultura si basa sulla guerra e sulla razzia. Allestita una flotta, si dedicano principalmente alla pirateria e minacciano anche il litorale italiano e greco. Nel 455 saccheggiano Roma. Il regno dei Vandali si indebolisce alla morte di Genserico per lo scontro tra re e nobili. Nel 534 è conquistato dalle truppe di Giustiniano, guidate da Belisario.